streetnews.it, siamo qui al Teatro Nadur di Cicciano per la seconda edizione dell'Amore Conta, con noi Angelo Iannelli, una serata che unisce lo spettacolo alla solidarietà e gran parte degli introiti infatti andranno a Carlo, un ragazzo di 16 anni in cura al Bambino Gesù di Roma. Angelo Iannelli, sempre presente. Sempre detto bene, io poi sono anche affezionato alla città di Cicciano e non è la prima volta, poi sono anche un caro amico di Davide Napoletano, quindi posso soltanto dire, anche della redazione Street News che voglio ricordare, voglio soltanto dire che bisogna donare un sorriso e la solidarietà è la forza di tutti noi, e se noi siamo tutti uniti per donare un sorriso, una speranza a Carlo, noi ci riusciamo e siamo un popolo in cammino verso una giusta causa, e quindi penso che qualsiasi spettatore, qualsiasi artista che stasera è qua ha un cuore prettamente sociale, quindi sono contentissimo. Io con me ho portato Pulcinella, che è il simbolo della speranza, quindi ricorderò a tutti cosa significa la parola amore attraverso la maschera di Pulcinella, perché finché non si parte dal sociale non si riesce a raggiungere la felicità della vita. Quindi io penso che bisogna donare sempre un sorriso, perché come dico anche nel mio slogan, donare un sorriso ci vuole poco, basta avere un cuore grande, un po' come la città di Cicciano che stasera è regina degli eventi sociali in Campania. Chi meglio di Pulcinella potrebbe riuscire in questo intento? Infatti hai detto bene, Pulcinella riesce sempre, perché tu sai che lui, proprio come colui che se ne esce da ogni situazione, stavolta è lui che traghetta un po' tutti gli artisti verso il bene, che in questo caso è la speranza per questo giovane ragazzo, Carlo. Aspettiamo di vederti, nel frattempo facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Io saluto tutti voi della redazione di Street News e vi dico una cosa, seguite questa emittente televisiva, molto anche su YouTube, giusto? È un emittente che, grazie Antonio Ciccone, è un emittente che si preoccupa soprattutto dei problemi sociali, e anche un emittente a livello culturale, quindi sempre con un occhio attento sulle problematiche del territorio. Quindi complimenti a tutti voi, in particolare al vostro direttore Davide Napoletano. Ciao. Grazie.